sparare sulla folla e non può fare male. La giustizia di un'arma culturale arriva dove non arriva un'arma militare. Metto un altro colpo sulla nota musicale, poi sparo sulla folla e non può fare male. La giustizia di un'arma culturale arriva dove non arriva un'arma militare. Metti un beat dei miei, quelli quando non sono preso male, sono un po' più gioioso di sottofondo. Questo mi fa venire in mente delle robe che come sono triste domenica e invece ieri era sabato, era più fico. Va bene, uno così, dai, un po' musica classica, ci sta, ci sta. Grazie, ho lasciato una cartella dei miei beats che nessuno ha voluto e nemmeno io a 13 e li usiamo per domenica. Benvenuti agli amici e le amiche da casa, mettete dei pollicioni se ci siete, fatemi vedere tutti e 12 i primi che si attaccano al tram di domenica hip. E poi in realtà la cosa bella è che poi questa roba resta intanto su Facebook e poi viene messa normalmente lunedì quando ci ripigliamo su YouTube, spesso con l'audio anche migliorato, quindi quando qualcosa non l'avete percepita a dovere durante la puntata domenicale, diciamo da Facebook, si sente un po' meglio anche su YouTube. C'è tutte le domeniche, abbiamo fatto un mese, è stato entusiasmante, siamo partiti diciamo un po' sgangherati, adesso siamo una vera truppa d'azione della domenica hip che esiste in primis grazie all'impronta Birraia, che è questo locale veramente fantastico che adesso col mio amico dalla regia Mattia, io due Mattia, uno che fa l'audio e uno che fa il video, ve lo mostriamo. Per adesso è ancora prima della storia, stanno arrivando i guaglioni, eccoli. esatto, adesso questo è prima, dopo è ancora più gioviale, rendetevi conto. Molto luminoso, oggi non abbiamo neanche l'illuminazione da palco perché alla fine il sole ci bacia, ci sono delle belle finestre, c'è anche l'aria condizionata, quindi c'è il rischio che se domenica hip continua bene ci vediamo qui anche d'estate quando fuori fanno quei 500.000 gradi. Grazie all'assista Ira che è una degli ospiti di oggi, giusto? Poi tra due minuti avrò bisogno del mio vallettone motoretta che mi dovrà portare la lista degli ospiti di oggi che io faccio finta di dimenticare in ogni puntata. Ah, ce l'abbiamo già, il motoretta mi predice nelle mie amnesie, lui è il mago motoretta, abbiamo scoperto anche oggi. Aspetta che ti inquadro un po' meglio. 13. Oggi scartabelli di brutto sul computer, devo dire. Oggi scartabello, frate, devo ancora ripigliarmi un po' da ieri. Che... Hai dormito qualche ora? Abbiamo dormito, allora siamo andati con l'assista da Osta e abbiamo dormito in autogrill tipo 3-4 ore. E si è stato un evento veramente bello di breakdance. È fantastico dormire in autogrill. Yes. C'è il caffè più buono, diciamo pronto più che in ogni location. E però Poi sei sicuro che nessuno ti fa niente perché è pieno di sbirri comunque. Se vogliamo, esatto, dare anche una dritta per quanto riguarda la sicurezza. E vuoi dormire sicuro, a quel punto vai nell'autogrill. Vai nell'autogrill. Ecco qua, vedi che possiamo usare questo beat. Purtroppo questo beat è già stato usato da King Divano, che è un artista che a me piace molto. Anche a me. Shorty e Diamante, in un disco...
che consiglio ancora l'acquisto su vinile, ancora qualche copia disponibile. Si chiama King Divano, il secondo atto, e probabilmente un giorno diventerà un classico e lo ristamperanno magari. Pare già sia classico, esatto. Classico istantaneo, dicono così diciamo le critiche più acclamate. E va bene, ci siamo. Allora, come potete leggere in sovraimpressione, abbiamo oggi ospiti Blow B. Un applauso per Blow B. Boom, 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 boom. Casa degli Specchi in versione Erma Antonovi. Un applauso da Imperia, raga, sono gli ospiti che arrivano più lontano. Suggerisco Pollicioni a gogo da casa. E poi abbiamo Wego che ha portato Jofal, non so se lo vuole poi lanciare in questa occasione, però vabbè, c'è anche questo ospite qui. Un applauso per Wego, anche se in questo momento è occupato. E poi c'è 13 and Sista Ira. Mi si è ricordato che abbiamo invitato anche Subsista domenica Hip, però non è nella scaletta di aprile, quindi Subsista, se sei all'ascolto, guarda, io l'ho se sentita, sei già sveglia, l'ho sentita proprio l'altro giorno, mi ha detto quindi, guarda, sto guardando gli ultimi sbattimenti e poi vi faccio sapere. Ah, ok, vabbè, sarà presto di nostra anche Subsista, che salutiamo, che sta lavorando a un disco con Dafa, diamo un po' di info varie dell'ambito, Lussuria Cronica, almeno esatto, quelle le esclusive che abbiamo noi come redazione di Domenica Hip. Tra le varie esclusive, anche oggi vedete in anteprima mondiale, è la prima collaborazione di Domenica Hip e Solo Stile, esatto, sarà questa t-shirt qua, sarà disponibile fra un paio di settimane, potete sovvenzionare ESA nelle sue follie. Big up Fanta. Non so se è il caso, però se ritenete che sia il caso, fatelo. grazie. Comunque è già un simbolo di un mese di vita, festeggiamo con la t-shirt, grazie Solo Stile, grazie Fanta. Yeah. Poi abbiamo oggi ospite invisibile, che mi dice, è arrivato o è sparito? È arrivato ma non si vede, fra. Poi abbiamo ospiti Malva da Torino, che ormai anche sono 10 anni e passa di rap di Malva, Torino big up in the house. Poi abbiamo Obi. Obi non lo vedo. Obi è disperso. Arriva. Però lo salutiamo. Ciao Obi. Non è riuscito a fare 2:30 con la macchina oggi, perché lui è uno spericolato, che di solito lui va più. Gli piace tarellare. Sì, riporto. Si sente nei beat, che fa dei beat da corsa. Poi abbiamo io ci ho segnato però Truskull, che però non c'è, giusto? Truskull ha avuto un problema, non è potuto venire, ma lo recuperiamo ad aprile sicuramente. Sì, no, ma non è obbligatorio, cioè la frequenza, diciamo, potete passare gli esami anche senza venire alle lezioni Domenica Hip, però se venite c'è la birra buona dell'impronta birraia, compagnia giovialissima, quindi è, diciamo, ci guadagna rispetto alla versione da casa, ve lo assicuro, già a casa è bellissima, ma qua è un pochino più bella, un pochino più bellissima. Poi abbiamo il Tusco da Pavia Mare, un applauso per il Tusco, a caso. Però no, ce lo se lo merita in realtà il Tusco, perché oltretutto sta lavorando con uno dei miei producer preferiti, che è questo Captain Futuro, che è molto bravo. Bravo Captain Futuro, è un giovane promettente. Esatto, ha fatto uscire il disco nuovo su Spotify proprio questa settimana, fratello. Quindi anche se mi fai concorrenza, perché anch'io ho fatto uscire il mio EP questa settimana, si chiama Verde Privacy, è dedicato alle persone riservate. Lo trovate sul tubo e su Spotify. Poi anche tutti gli artisti che verranno al microfono, oltre a dire le nostre solite scemenze, siete invitati a segnalare tutto, date, concerti, per esempio, come che ne so che ci saranno ben due concerti degli OTR nei prossimi mesi in giro per l'Italia, speriamo di più. Quindi insomma, qui anche gli artisti, lo diciamo, mi stavo dimenticando, ma non è vero, MC da Torino, un applauso MC. Per MC, che è un grande brother, nonché che un grande artista, un grande producer, col quale lui ha anche collaborato con King Divano e hanno prodotto una canzone molto bella che si chiama Lingo Fico, c'è anche un videoclip di Lingo Fico. Spacca duro. Quindi noi queste robe le buttiamo addosso sia agli amici della diretta sia agli amici dell'impronta birraia. E così durante la settimana restano lì nei neuroni e saltano fuori, ti ricordano, ah ma l'hai visto, ti ricordi di andare a vedere il video di Bloody B. Allora
Visto che non so mai come funzionano queste cose, partirei proprio, come si suol dire, barzottissimo con Bloody B e poi subito dopo Antonovi. Si prepari, Antonovi Erma. Esatto, la cosa bella è che esatto, gli amici, io sono arrivato un po' in ritardo oggi, quindi diciamo ci siamo ripromessi dopo di raccontarci le rave e le fave. Oggi ci raccontiamo solo, esatto. Allora, come vedi dalla nostra regia, buongiorno, ci dà questo monitor dai 1000 milioni nel quale ci visualizziamo. Ti invito a salire su con noi nella nuvola, nell'astronave Delta 9, come avrebbe detto tempo fa qualcuno, anzi lo zio Deda, che salutiamo, che sicuro guarda Domenica Hip tutte le domeniche quando non mixa la disco in qualche locale internazionale. Esatto. Guadagno un centimetro di inquadratura qua, che perché così lo vedo più scientifico. E poi più tardi uno dei nostri cameraman, che si chiama anche lui Mattia, farà vedere cosa succede in sala e non ve lo vogliamo svelare subito. Allora, amico Bloody B, grazie di essere venuto a Domenica Hip. Grazie a te Prez, grazie a te, grazie a tutti, grazie al popolo del web. Grazie popolo del web, che tanto ci dai gloria per i nostri atti di buon temponismo, che facciamo, esatto, il rap italiano di stile vario e variegato. Grazie Blo di essere qua. Vedo dalla tua verve che hai mangiato bene e hai preso il caffè, giusto? Sì, 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 caffè, ammazza caffè, tutto, pranzo coi parenti. Ho digerito parenti un minuto fa, sì, sì. È già, sì, tanto che hai digerito, è già tanto che sei qua, sì, ti ringrazio, sì, due volte, esatto, esatto, per essere riuscito a scappare dal divano dei parenti, perché si sa che dopo il pranzo dei parenti c'è il divano dei parenti, che anche quello volevo è letale. Volevo digerire in diretta streaming, ma ho digerito lì al tavolino, mi spiace per voi che vi ho risparmiato questo siamo momento. Partiti un po' tardi oggi, quindi del resto, esatto, hai fatto tempo anche tu a digerire. Io guarda, sono contento di avere Blo, che è stato uno dei campioni del Captain, di una delle edizioni belle dei vari del Captain Futuro, quindi un ragazzo che diciamo anche recentemente ha già fatto delle cose potenti, prima ancora con i Banana Sapiens, perché io so, esatto, delle cose su Blo di che magari la gente non sa, che era un gruppo che in queste zone qua è epico. C'è ancora gente che mi dice: ma perché non c'è una reunion dei Banati? Ti faccio una domanda che mi fanno sempre a me. Non c'è la reunion semplicemente perché uno abita ad Amsterdam, l'altro abita a Londra, l'altro abita a Monaco. Uno a Varese, e quindi siamo sparsi. Anzi, sparsi Ponte per Tresa in the house. Esatto, Diggy Dwayne, diciamo, c'è l'ascolto, grandissimo. A tutti i Banana, perché erano veramente una cricca ottima, underground, bella genuina, periodi anche diciamo di non grossa attenzione sul fenomeno dell'hip hop, i ragazzi hanno fatto tante belle produzioni underground e questo è stato diciamo l'imprinting del giovane Blo. Esattamente, Snake One adesso suona la tromba, suona jazz, comunque qualcuno è riuscito a uscire dal vizio dell'hip hop. Esatto, cioè, sì, sì, ce l'ha fatta uscire dal tunnel. Adesso sta molto meglio, sta molto, sì, meglio di me sicuramente, risolto, è poco ma sicuro. Quindi dici che chi resta alla fine c'è anche un po' un piacere un po' sadico, così di soffrire, questo struggle, sì, di una musica mai capita fino in fondo. È un po' un bondage, diciamo, un auto bondage. James Bondage è giù con noi a Domenica Hip, ragazzi. Un applauso per James. Hey yo, yo, yo! Vabbè. Abbiamo un grosso umorismo di vario tipo, anche nelle liriche di Bloody Beach c'è questo black humor tipico del rap, no? Cioè si fanno un po' quelle battute che sono considerate anche un po' scorrette, ma poi in realtà fanno un po' ridere a tutti, per cui forse io spesso e volentieri tengo a definirlo un po' più come il linguaggio dello spogliatoio, il linguaggio che si ha il cazzeggio tra ragazzi. Esatto, di caserma. Esatto, chi è di caserma, chi invece magari fa la partitella anche un fricchettone, comunque c'è un momento maschi, il momento maschi sfocia nel rap maschio. Le ragazze anche quando rappano in maniera un po' genuina spesso tirano fuori anche
quei momenti di malizia di donna, e ci sta. C'è anche chi non, il rapper non malizioso, c'è anche il rapper conscio, serio, c'è per tutti i gusti. Penso che sia la cosa bella di nutrirsi di hip hop, giusto? Esatto, ognuno dice la sua. Per me fondamentalmente il rap a me serve a tirare fuori il peggio di me per non scaricarlo sulle persone che ho intorno. È una grossa valvola di sfogo. Ed è questo il motivo per cui è diventata anche una cultura, perché è veramente uno sfogo artistico, quindi vengono canalizzate le frustrazioni, la rabbia, questa energia che comunque abbiamo in grosse quantità un po' tutti, esatto, verso qualcosa di costruttivo. E questo ha fatto di questo movimento un movimento, esatto, di pensiero, più che solo un movimento musicale per la classifica o per lavorare. Da qui anche la varietà che c'è nell'ambito hip hop, di tutti i tipi. Si tende spesso a dire l'hip hop è più così, ora è più cosa, prima era cosa. Invece qualcuno, giustamente, che si chiama per esempio Joey Bedes, ha detto in un'intervista: ma perché non iniziamo a parlare dei vari sottogeneri di questa cultura? Quindi dire c'è il rap un po' più vintage, quello lì un pochettino più moderno, quello più per il club, quello per la radio, quello per internet, quello trap, quello lì più soul, quello più jazz, quello più reggae, ce n'è molto. E anche, quindi quasi bisognerebbe fare delle classifiche diverse per tutti questi. Sì, è vero, secondo me sì, vabbè, facendo così poi io non sono per la ghettizzazione dei generi, cioè l'unica ghettizzazione che farei è chi dice che fa il genere e dice che non gli piace il rap, non gli piace l'hip hop, pur facendo bravo, rap, esatto, tra i vari punti di vista c'è questa domanda, diciamo, base, che è quella proprio del livello base di discussione, tipo quella del quando sei al bar: oh, ma il trap, il pop o no? Allora, ha detto Tusk in una riva populista, no? questo tipo di partenza di dialogo. Sì, sì. E invece, esatto, tu sei già dalla parte opposta, che dici: ma perché tu, amico della trap, dici che non vuoi essere mio amico? Siamo amici. E quindi, esatto, vedi, ci sono vari pensieri in questa cosa qua. È il bello anche, magari ne parleremo anche un po', sempre in maniera approfondita, non a caso, qua a Domenica Hip con la gente che ne sa. E però in generale la cosa bella è quello, dire tanti generi, tanti sottogeneri, come nella musica club, nella musica elettronica ci sono tante sfumature, queste oggi vanno valorizzate, ognuna per la scena che è, qualcuno più piccola, qualcuno più grossa, quindi ovviamente avrà più riflettori, qualcuno un po' meno, però creare queste parentesi, questi sottinsiemi ci aiuterà a farli sviluppare, a dargli una loro oasi dove fiorire. Anche se non è per tutti, almeno lì c'è un angolo dove si coltiva quello, se vuoi vai a vedere quel fiore lo troverai lì. Esattamente, è una gran banalità. Un applauso, amici della Domenica. Hey, yo! È una gran banalità, ci sono due musiche, la musica di merda e la musica figa. Stop. Anche questa al bar, chiuso il discorso. Questa aiuta al bar nel gran momento banalità bar, gran banalità, chiudi così, ma è così alla fine. Gliela dai subito in faccia, trappo rap, ma frate, musica bella, musica di merda, va, finito il discorso, vai già allo step dopo. Mi piace questa soluzione. Stop. Di Blobby. Stop. Allora, vabbè, abbiamo un beat per Blo. Andiamo con Headshot. Guarda, noi abbiamo questa nuova politica un po' così, che volevamo fare poche canzoni, però ci sono anche meno ospiti, però siamo anche in ritardo. Accetto un consiglio da 13. Tu hai qualche consiglio? Andiamo, tanto che cazzo ce ne frega, da qualche parte arriveremo. Bloody Bean the House, cosa ci presenti? Cosa ci presenti? Killa killa, murder murder. Ehi yo. Me ya tell you, me ya wild out for y'all the murderer. Sono il porto, dammi, ma ti faccio fuori. Alco party, non ti faccio i fiori, ma rap ti faccio fuori. Big Bang, sto spettacolo spegne gli spettatori. Se svuoto i caricatori, all black, danza Maori. Un colpo l'ho prenoto nella fronte a questi qui, che state già a dar corso, non le nuove semi. Finito la soluzione che vi tappa la bocca, resti in peace. Una K47 in cima ai vostri selfie stick. Secondo colpo per chi spera che mi perda. L'ultimo disco lo reggo diretto da sottoterra. Se mi dici che sta musica è violenta, ma ti sembra? Questo è l'hip hop, col cazzo questa è guerra.
che voglio le mani in aria, che voglio le mani in aria e tutte headshot. La tua testa in un colpo nel glass, in un colpo nel glass, in un colpo nel glass. Mi apposto sui palazzi con il micro public enemy, barre da cecchino dritte in faccia a John Kennedy. Bevo kerosene, spello fiamme altro che NC. Fratelli, sembrate più il cartello come Medellin. Terzo colpo per chi insiste col messaggio, il vostro non è amore, una sega dopo un massaggio. Per chi fa il personaggio ha perso qualche passaggio, prendo nessuno in ostaggio, mangio carne da sondaggio. Sti rapper sono spettri di se stessi ormai, mors tua vita mea, fa la corsa al loro Klondike. Sti rapper facciano culi come non mai, io tutta nera Uzi faccio bullying a Columbine. Yeah, yeah, saltano teste in aria, voglio le mani in aria e dite headshot. Murder, 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 kill, 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 mamma, murder, 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 kill, 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 mamma, murder, 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 kill, 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 mamma, murder, murder, murder. Merda, 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 kill, kill, kill. Che pare a certi stronzi, solo Dio lo sa, make me. Proiettili a 8 mm nel mio refill. Faccio tirassini con i vostri dischi d'autogrill. Non parlo di pistole per sentirmi bello grosso, io uso le parole per stendermi a pelle d'orso. Mi fa lo sponsor, pure Rick Rubin, pure Mark Bronson. Sono Charles Bronson, mi revi giustizio Charles Bronson. A chi mi fa il quarto grado, il quartiere sogna bombe, il Parlamento quarto stato. Sta musica è una malattia, io sono al quarto stadio. Il mio mitra un basso che ti spara nella faccia, Stratos. Yeah, voglio le mani in aria, saltano teste in aria e dite headshot. Faccio saltare la tua testa in un colpo nel glass, la tua testa in un colpo nel glass, in un colpo nel glass, saltare la tua testa in un colpo nel glass. Dite Domenica Hip, Domenica Hip, Domenica Hip, impronta birraia. Yeah, Lobby nel posto, El Prez nel posto, 13 nel posto, impronta birraia nel posto, M.I. Lobby. Ehi, 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 ed era Blow B. A domenica, non scappare amico. Grazie a tutti. Qua. Grazie a te fratello, hai fatto brutto. Hai controllato di essere inquadrato? Perché poi magari la tua mamma, lui ha controllato 13 che lui anche è... perché mi sono inquartato ultimamente, facile stai uscire bene, dalla... Bene. Sto ti vedo, bene, ti vedo sono molto, un bel figurino. Molto Tauro. Sono il bello della diretta. Per usare un termine tuscense, ti vedo molto Tauro. Beh, grazie Blow. Un applauso per Blow. Blow, aspetta, no, tu hai fatto anche recentemente la roba con Sciocca. Deve uscire qualcosa, vogliamo dire, prima che svieni. Allora, prima che mi bevo 5 birre, esatto. Vorrei dire che è uscito appunto il mio singolo con Sciocca, che sto collaborando con Unlimited. Uscirà tra poco un altro singolo, di cui non dico il titolo, punk rock. Non posso svelarvi niente, voglio. E sempre in collaborazione con Unlimited, ho questo onore, questa cosa che mi fa continuare. Sono bello gasato, nonostante la testa mi parta ogni tanto. Bisogna sclerare esatto, per ripigliarsi. Esatto. Ci sta. Poi fa parte ragione, del bondage. La ragione nel momento metal del rap, fa solo bene. Esattamente. Grazie Blody, un applauso per Blow B, my brothers, my sister in the house, pollicioni da casa, boom boom boom, pollicioni, pollicioni. Ok, direi veramente dobbiamo dare un po' più spazio alla musica, io mi dilungo sempre, 13, te che pensi? No, ma guarda, invece secondo me ci sta, perché comunque ormai di musica siamo anche pieni dappertutto, dove vuoi te la puoi andare a cercare, mentre parlare degli eventi, parlare di come magari è stato creato un pezzo, eccetera, eccetera, tutto retroscena di quello che c'è dietro, soprattutto parlarne con te è importante e non grazie, è da amici, tutti i anche per me parlare con voi, parlare da solo sarebbe bruttissimo, può succedere ogni tanto, ci faccio il rap così aiuta. Allora inviterei sul palco i miei amici di Imperia, potete portare le birre sul palco, qua la situazione è informale, Frantonovi preferisce tenerla lontana dalla tentazione di berla mentre rappa. Un applauso per Frantonovi. Bella ragazzi, bella a tutti, CDS nel posto. Ma
Ciao mamma che mi guardi da Facebook, sei molto social. Ciao guarda mamma, come ci divertiamo, signora Antonovi. Invece a me non mi guarda nessuno. Signora, non ti guarda nessuno, signora Esa, signora Erma, guardateci quei bambini che avete messo al mondo. Allora voi tenete sempre presente quel monitor dei 500 ciao, milioni di euro. Devo guardare lì, ho sempre sognato di guardare in questa occasione. Devo guardare lì, bello. Ho dato anche un po' a qui per gli amici che comunque... Ciao ragazzi, casa degli specchi nel posto, yo, rock. Tra l'altro è la prima volta che parlo a un microfono. È la prima, sarà prima lui, noi abbiamo quest'ultima esclusiva prima, perché prima è ultima, eh. Perché dopodiché Erma voglio sperare che sia l'ultima. No, ma no, ci sei negli skit della casa degli specchi. È un imitatore. È un imitatore di Erma. Per cui la casa degli specchi, voi pensate che siano tre o quattro personaggi, sono una armata degli specchi con piena di imitatori, gente che lavora, ninja che lavorano nell'ombra. Sosia. Loro sono in realtà i sosia di loro stessi. Esatto. Cioè, quelli veri sono rinchiusi in una segreta con la catena. E così avete capito qual è il ritmo della casa degli specchi per quelle persone che magari ancora non sanno chi sono i CDS Love Milfs. Ma no, è impossibile, tutti sanno chi è la casa degli specchi, o no Erma? Anche questo è vero. Direi di sì. Ma voi lo sapete chi è la casa degli specchi? In pronta birraia, fatevi un po' sentire. Pollicioni da casa. Pollicioni da casa, perché anche a casa tutti gli amici che ci seguono, anche in differita, non perdete il vizio di pollicciare. Anche mia mamma, ci tengo a sottolinearlo perché è condividerlo. Ciao, esatto, mamma. Intanto le signore mamme che ci riescono a seguire ancora, nonostante tutti quanti che tengono duro, lo tengono vero. Esatto, lo tengono vero nel on the DL, on the download. Ci sono, quindi ciao mamme, guardate come ci divertiamo. Esatto, parafrasando il filosofo Giova, grande filosofo, grande filosofo, grande pensatore, il grande pensatore e artista. Allora, e invece ti torniamo ai CDS prima che mi chiudano il canale. Dicevamo, avete uscito delle produzioni abbastanza recenti. C'era un vostro album CDS che c'ho anch'io, che è quello con una signora seminuda in copertina. Esatto, siamo sempre lì, vedi, che si intitola... giriamo intorno allo stesso discorso. Che si titola La vita, una saga coi baffi. E mi sembra il titolo migliore per una copertina. Con molti baffi, molti baffi. Una saga coi baffi. Una signora coi baffi. La vita è una signora coi baffi. La signora aveva i baffi nella copertina. La signora aveva i baffi. Sì, io mi ero concentrato sul resto e non mi ero accorto. Tra l'altro, la signora è Rogi Luciano. In realtà è Rogi Luciano. La signora è nella copertina. Esatto, ha subito una trasformazione. Tutta ma una roba ha subito, strana. Quindi oggi non c'è perché sta finendo gli ultimi impalcature. Sta finendo i trattamenti, diciamo. Esatto. Cenosa invece era il divano, era proprio il divano della copertina su cui era appoggiato Roggio. Robe strane. Salutiamo anche Cenosa. Allora, il gruppo, ciao ragazzi! Il gruppo ciao è fatto brutti. Da svariate ciao persone. Merde. Due li abbiamo attirati qui nella rete di Domenica Hip. Gli possiamo far sentire una canzone che tu canterai e Erma ballerà, lui no? Mimo. E lui mimo. Sì, lui è un po' il Mauro Repetto della situazione praticamente. Lui si mette lì e balla, fa un po' di cose. No, Mauro è molto importante che tu mi dica i risultati della Serie B però, mentre Lentella mentre sta canto. Vincendo a Cremona. Lentella sta vincendo a Cremona. Un po' di casino per Lentella che vince a Cremona, grande. Sono liguri, quindi sono nel cuore. Bisogna anche giustamente alimentare un pochettino la passione del tifoso inside. Ah, che bello il chi calcio. È tifoso? Molti rapper non lo so, io per esempio no, altri lo sono di brutto per esempio. Io no, per esempio. Lui no, assolutamente. Anche te, perché io e te parliamo di cibo. Bravo. Cosa hai mangiato ieri? Perché oggi sarei stato in autogrill. No, oggi ho mangiato a casa. Cosa hai mangiato? Ho mangiato della pasta. Lui non va in autogrill a mangiare, come una roba bellissima. La roba così da io gli autogrill solo in Liguria, mi fermo solo in Liguria a mangiare. Perché c'hanno la focaccia locale, no, bravo, perché, bravo. Sì, principalmente. Diciamo di sì, dai. Tagliamo corto e diciamo di sì, va bene. Va bene, allora sentiamo una canzone dei nostri amici rap di Imperia, i CDS Love Milfs in Domenica Hip. Ce l'ho fatta! Un bel medley di pezzi nostri belli, quelli brutti non li abbiamo portati, abbiamo portato solo i pezzi belli. Fai partire la base. Casa degli specchi è nel Vietnam. Abbiamo portato questo grande racconto della vita. In pronta birraia, dicete no, un po' di casino, se volete ballare, ballate. Se volete spaccare i tavoli, li spaccate, tanto poi paga Erma. Quindi non c'è nessun problema. E fa così.
Ho il sorriso calcificato, tipo strade, porte, Pompei. Immortalato dentro il mio talamo, della morte come Pompei. Faccio viaggi della mia psiche e giro psicogeografia, tutti in giro Pokémon Go. Psicogeografia, Pokémon Go. Ho incontrato una vietnamita che mi ha detto: io ti Pompei, condizionale per i pompini è un reato. Io penserei, i pompini fatti dai cessi molto spesso sono sorprese come ladre dentro un cavò da un agente molto bravo. Positivi questa realtà, positivi questo Vietnam. CDS Raffa Carrà, spesa al Carrefour 24 che mentre spendo sorrido al mondo. Io me ne fotto, ditemi bravo. Sei tipo teatro, tipo attentato, il tipo impazzito, sparo impazzato, ma rimango positivo. Alex Schwarzer, un po' di casino per la positività di Alex Schwarzer. Questa è la casa degli specchi, questo rap situazionistico. Questa è casa degli specchi, fre, yo. Questa è casa degli specchi, fre, yo. Questa è casa degli specchi, fre, yo. Questa è casa degli specchi. E spesso vedo futurismo nella metro, futurissimo nella metro, futurissimo nella metro. Senta moi, sento la solo di chitarra di un barbone. Non credere alla voce del padrone, a meno che non paghi bene. Bevendo liquidi pensiamo ai soldi. Se diventerò un barbone, la mia rabbia mi farà da bastone per i selfie della mia vecchiaia. Colore viola sul palco, gli attori non lo vogliono. Questo è razzismo come del colore viola. Vedo Pietro in paradiso come Cassius Mu. Non sei vivo se non soffri con la crew. Questa è casa degli specchi. Per colpa di ritardi di scaletti inizieremo solo adesso. Per colpa di ritardi nella metro l'ho perso da solo a Kensington con un vecchio barbone che diceva: e adesso beviamoci una bella birretta tutti quanti. Siamo in birreria, abbiamo dedicato una canzone alla birra che è il nostro sostentamento principale. Perché ancora una volta la casa degli specchi nel posto. Milano, ci sei o no? Senti qua CDS il suono. Senti come cazzo te lo dico. Fa così, apro una birra verso una birra. Bibidi bobidi bu. Oh, bevo la birra perché non c'è room. Bibidi bobidi bu. Swag, apro una birra verso una birra. Bibidi bobidi bu. Yeah yeah. Bevo una birra perché non c'è room. Bibidi bobidi bu. Swag swag. Questa è casa degli specchi assurdi. Voglio un tour con le sostanze. Jan Ulrich, ho sembianze d'animale. Anubi, vi regalerò sto cazzo. Auguri, camerieri della scena. Cambiamo le lenzuole, ti rubiamo la pecunia sotto al materasso. Sai che noi facciamo bene, boh. Siamo il candidato che ci dà il maggior guadagno. Maggior guadagno della testa bordelli. Progressive, discutiamo sulla scienza. Progressive, faccio colazione prima. Alberghi, mangio questa fiorentina. Kanchelski, ho creato un nuovo cielo, non andava bene. Cosa ho chiesto al signore l'apocalisse? Mi ha detto è già venuta, solo che non lo sapete. Ora battimi il 5, battimi il 5. Rimo tra sudori acri, culturismo. Il mio sogno è aprire un agri, turismo. Bevi birra e ti spacchi, furtisso. Salvaci da noi Cristo. E adesso apro una birra verso una birra. Bibidi bobidi. Tutti con le birre in mano. Bevo la birra perché non c'è room. Bibidi bobidi bu. Swag swag. Apro la birra verso la birra. Bibidi bobidi bu. Che magia. Bevo una birra perché non c'è room. Bibidi bobidi bu. E questa è la casa degli specchi nel posto. Grazie pronta di Raya Fanfrese. Erma, però devi dirmi altri risultati della Serie B. Erma, informati. Non si vede da qua. Devi informarti, informati. Bella press, bella press. Yeah, yeah, yeah. Amico Antonovi, sono contento che siete arrivati da Imperia. Gia. Con la fugasa lirica. L'abbiamo portato. L'abbiamo, fugasa. Abbiamo portato la teglia di focaccia, bellini. I beeps erano tutti tuoi, Erma. Tu sei il beatmaker, per questo che non... Sono tutti miei, brutti miei. Sono esatto. I beat brutti, i beat belli sono da parte invece, però questi sono i beat brutti. Belli... Li ha dati a me. Li ha buttati. No, li ha dati a... Uno l'ha dato a me e c'è un singolo che verrà usato tra un po'. Non si dice. Gia. Non si dice ancora niente. Non si dice ancora niente. Non dite niente, non dite niente. Per cui diciamo comunque non va sprecati. Però diciamo quelli più particolarmente brutti ci tieni a dare ai tuoi amici più cari. Più che brutti sbagliati. Quelli tutti sbagliati. Perché è un bastardo sostanzialmente. Adesso non so se si può dire diretta a Facebook, ma è un bastardo. È proprio.
Erma è fatto così. È un ragazzo burlone. Allora segnaliamo, prossime uscite, Antonovi è appena uscito con un disco progetto trap. Allegri Mazzari, tutto sul calcio, un progetto trap che però non ho potuto portare quest'oggi perché il mio socio Justy è assente, anzi lo saluto. Un altro bella ragazzo. Bella jazz, rock and roll. Bella jazz. Comunque se lo cercate sul web trovate Allegri Mazzari, il nuovo disco Una Panchina per Due, vi fate tante grasse risate. E la chiave per leggere i CDS, perché fosse rimasto magari un po' spaesato dal, diciamo, dallo stile Frank Zappa, diciamo dei, così, dai, grazie, diciamo dei, grazie per il complimento. Scomodiamo Franky. Io avrei detto alla cazzo di cane, però va benissimo cane, anche Frank Zappa. O anche diciamo un po' come gli Eli e le storie tese dell'hip hop. Ma insomma, questo è un complimento, forse non dell'ultima parte della carriera delle storie tese, però diciamo che sì, vabbè. Diciamo che l'ultima Eli, parte è un po' problematica. Gli Eli adesso pare che si sciolgano. Poi sai quando un gruppo dice che noi ci sciogliamo, in realtà. Ma noi siamo magari già sciolti, non si poi. Sa. Esatto, noi l'abbiamo anticipato, noi ci siamo sciolti prima. I CDS si sono sciolti prima di diventare prima famosi. Prima di iniziare a suonare si sono già sciolti. Sono già sciolti, ma succede anche questo. Poi si riformeranno come il Voltron. Intanto tutti disperati, questi diciamo leoncini Transformers, stanno andando in giro per la Liguria a fare danni. Quindi, è più divertente, quindi rimaniamo sciolti. Insomma. L'energia non si distrugge, ma addirittura si moltiplica forse. Per cui tante belle cose per i nostri amici CDS Love Milf, un applauso anche dagli amici dell'impronta birraia. Ciao ragazzi, è stato bello, rock e Erma. Ciao, grazie, tenetelo grazie, vero, gira, tenetelo vero, dopo ci beviamo un'altra birretta a telecamere spente, amici. E io diretta, pollicioni da casa, pollicioni, 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 siamo qui per voi. Amici della diretta, siamo anche qui per voi amici della differita, perché Domenica Hip comunque poi è sul tubo tutta la settimana, ci sono tutte le puntate, questa è la quarta, cioè sarà sul tubo da domani. Intanto arrivano ospiti e amici a riempire i tavoli del brunch domenicale al ritmo di boom bap e derivati del boom bap. Ti piace il termine derivati del boom bap? Yep, sì, come, guarda. Diciamo c'è il latte, c'è lo yogurt, c'è la crema. Derivati del boom bap, quindi cosa ci sono? Le skills, le rime? No, i vari sottogeneri diciamo del rap potrebbero dare, diciamo, anche fare un paragone con la cultura della mozzarella, di tutte. Con madre natura. Anche del cibo in generale, anche delle forze del cibo in generale. Ne parleremo con uno dei prossimi ospiti. Sorteggiamo come prossimi ospiti, direi Wego. Vai, Wego. Direi Invisibile. Wego FTS Invisibile. Quindi Wego, che non so se porta Giofalo, lo caccerà un'altra puntata, però salutiamo Giofalo intanto che è in sala. Viene Wego FTS, si prepari dopo Invisibile, che sarà dopo. Lo porti allora Giofalo, lo sguinzagli. Ma oggi è in veste anche lui di Mauro Respecto o Reppa. Tieni, allora ti do un microfono a te, allora, ciao, che a sei tutti. Wego. Lui è Wego, un applauso per Wego. Bella raga. Molti si chiedevano dietro ai beat dei Mad Soul, dietro al beat di guardare la Rai di ESA, del disco, un altro artista che mi piace molto. Esatto, chi del c'è? Disco 90. Chi c'è? C'è Wego, eccolo qua Wego. C'è ragazzi. Lo zio Wego. C'è lo zio Wego che qua in zona è conosciuto, da qui a Niguarda fino ad arrivare fino a Milano Sud-Est. Qua siamo tutti di lo zona. Sanno che è lo zio Wego. Anche perché ha fatto i beat praticamente alle crew di mezza Milano, quelle che gli piacevano, quelle con cui simpatizzava. E oggi per esempio ha invitato anche un amico barese, che ormai è milanese, però barese e milanese possiamo dirlo. Sì, il buongiorno Tranese, ragazzi, suonare, eh? Sono venuto a suonare anche a Trani mille anni fa e voi non vedo l'ora di tornare. C'era la pula. C'era, avevamo la polizia che faceva scorta fuori dal locale, perché nei 90 diciamo che Trani era abbastanza vivace come cittadina. Adesso com'è? Più vivace o meno vivace? Ma sicuramente è più vivace d'estate. È più vivace d'estate, andiamo corto. Di barro, niente di e caro. Dicevamo, comunque una città molto bella, famosa nel mondo per il Duomo di Trani, cattedrale di Trani.
che è una, veramente una delle, diciamo, ottava, è l'ottava meraviglia italiana, diciamo, non so se ce ne sono 8 o 10 o 15 o di più. Però... diciamo che è l'unica roba che c'è a Prez, quindi quando però viene a Trani, ospite mio, viene a mangiare la frittura. Da lui poi andiamo a vedere la cattedrale. Ed è una figata. Abbiamo due, un calzone, i calzoni fritti da paura. C'è ospite mio, Prez. Portiamo la birra dell'impronta birraia se serve, ma anche lì c'è, c'è una birra locale famosa a Trani, no? Ah, noi beviamo la Peroni. Però la Peroni, diciamo, voi vi sentite più, diciamo, un po' meno locali nel fattore birra. Sul vino no, il vino c'è, il vino locale. No, vino ce l'aveva. Vino c'è tutto abbastanza. Bello. E tra, no, zona Trani. Mi dispiace che non c'è questa cultura dell'hip hop molto, cioè non ci sono le gemme. Ma perché? Perché sei tu, la tua generazione, la generazione prima, quelle nuove che verranno, che si mireranno, perché per anni c'è stato l'olio, c'è stato il vino, c'è stata la mozzarella, che erano comunque, diciamo, le culture imperanti in zona, e si sente perché comunque sono più buone del mondo, tra le più buone del mondo, e adesso voi dovete farvi spazio in questo, capito, ginepraio di natura ottima, comunque non puoi, cioè, anzi abbracciare queste cose qua e metterle nell'hip hop. Infatti in molti testi parlo di cibo, di mozzarella. Io voglio mozzarella. E adesso che l'hai detto, le dovrai anche portare la prossima volta che torni da Trani, le dovrai anche portare, perché ovviamente qua invece a Milano c'è un po' penuria di mozzarella pugliese, come si deve. Va bene, allora cantiamo una canzone? Cantiamo una canzone. Vogliamo segnalare che state facendo un lavoro assieme prima? Stiamo facendo sì un po' di lavori, è uscito un pezzo che si chiama Mami. Cioè, c'è Mami, c'è il video di Mami già, c'è il video fuori sul tubo. Ed è uscito anche questo che si chiama Mangio Tutto. E oggi ci presentate Mangio Tutto, DJ 13. Esatto. Wego FTS. E il buon Joffal. Mami Joffal. Domenica Ip, fate rumore, pollicioni da casa, pollicioni. Ciao Bombers, benvenuti a tutti. Bella per l'impronta birraia. Un saluto al Prez, a Davide. Chiusi i preconcetti, non avanzi nada. Vengo dai 90 ma non sono nada. Tengo i cani a bada, non ti chiamo broda, sono sempre senza broda. E sono un figlio di puttana, un figlio della strada. Puoi vedere sui miei palmi qui c'è tanta droga. Puoi vedere... vabbè, e ci respiro bocca a bocca. Ancora metto qualche cosa dentro a sti miei testi. Odio il fascio, le divise di tuoi compromessi. Se tu mi detesti, ma mi copieresti. Mi dispiace ma alla frate non ce la faresti. Io sono mezzo soldo, a Milano cresco, diventati patrimonio dell'UNESCO. Vorrei fare il bravo ma non ci riesco. Vorrei uscire fuori ma di qui non esco. E mangio tutto, non me la meno. Vieni al party, il piatto è pieno. E chiama tutti e aggiungi un posto a tavola. Prima o poi fratello ci si capirà. Mangio tutto, non me la meno. Vieni al party, il piatto è pieno. E chiama tutti e aggiungi un posto a tavola. Prima o poi fratello ci si capirà. Vento freddo sul mio corpo denudato nello stile. Telecomando il mondo e la TV senza le pile. E so che te la meni e mangi tutto. Vestiti neri, sei sempre a lutto. Resti di stucco se ti dico che è la verità. Sei un fratello d'un amico, aggiungi un posto a tavola. Settimana della moda, vuoi una rima, fai la coda. Parlamento fuori quota, cittadino che non vota. Maiali colla al culo tipo Saratoga. Frate criminali hanno il camice la toga. Sto mesi troppo al clero che ci ha regalato il Cristo. Ha rotto il cazzo il fisco, è stato crocifisso. Mio padre che mi guarda su dall'alto mi consiglia di non dormire troppo e rimanere in dormi veglia. Sto mondo non ti aspetta e ti regala l'aria amara. Dopo ti fai con discata e su puttana di Italia. Mangio tutto, non me la meno. Vieni al party, il piatto è pieno. E chiama tutti, aggiungi un posto a tavola. Prima o poi fratello ci si chiamerà. Mangio tutto, non me la meno. Vieni al party, il piatto è pieno. E chiama tutti e aggiungi un posto a tavola. Prima o poi fratello ci si capirà. Coltivo la mia pianta e non ho compassione. Se la taglio e poi la fumo in questo gran cannone. Non c'è taglio, non c'è amo, solo tanto amore. Se l'hai tolta dalla dieta sei proprio un coglione. E scusa se la dico grossa. A me non mi cambia, non è cosa nostra. Non mi ingoio le parole neanche mezza volta. Non mi basta la mia fetta, dammi tutta quella torta. Baby veri, io ti illudo, te come la slot. Nel tuo mare nuota al largo, bracciate fiere. Sei re vera e ombre su parete. A parte te, condanna me, patteggio il tuo tagliere. Tribunale, cabaret. Baby very well, tieni tempo e mood.
sono al sud, prezzi alti, Carrefour. Parlami di te, di Budapest, del tuo ex, dei tipi che rimbalzi per venire al party con me. Mangio tutto, non me la meno. Vieni al party, il piatto è pieno. E chiama tutti e aggiungi un posto a tavola, prima o poi fratello ci si capirà. E mangio tutto, non me la meno. E vieni al party, il piatto è pieno. E chiama tutti e aggiungi un posto a tavola, prima o poi fratello ci si capirà. Bella vaga. Grande prezzo. No vabbè, ma ragazzi, mi avete quasi sorpreso. Io sapevo che siete bravi, però siete amici, tendo ad avere dei giudizi anche un po' falsati. Invece mi è piaciuta tantissimo la vostra esibizione. La volete segnalare magari se avete qualche concerto, se avete qualche uscita in programma, qualcosa? Sì, allora io dovevo segnalare un po' di robe. Innanzitutto sta per uscire, io faccio parte del team di producer Crazology. Crazology, Big Up. Weirdo, Resnulius e attualmente Francesco Nero, che abbiamo fatto entrare nella balotta ufficialmente, produttore di Cetamine Tricks, Army of the Pharaohs, gente così. E quindi sta c'è per un uscire bel misto, un bel misto di stili dentro Crazology. C'è un bel misto di stili, di anche se underground, per lo più l'esperienza Crazology. In realtà siete tutte persone con un'identità diversa musicalmente, anche poi anche se si sposano, anche se si sì, può. E forse per questo combaciano, ecco, sì. Bello, oltre che amici anche stilosi, ognuno col suo stile, non li confondi l'uno con l'altro, né Wego né Weirdo né Ress né Fra, che salutiamo. Bella Ress, bella regà, bella vaga. E invece Jofal, vuoi segnalare qualcosa? Ho rilasciato un disco ufficiale che trovate tutto su Spotify. Spotify è fuori su tutte le piattaforme digital, è uscito il 21 febbraio. Un saluto ad Aisi, che non può essere qui, ci diverge, tu l'hai conosciuto. È il producer di questo disco di Jofal, che si intitola Tutte le sere. Tutte le sere, Jofal, ragazzi, prima di andare a dormire, come le preghiere. Esatto. Grazie ragazzi. Grazie andiamo a te. Oltre. Grazie, siete meglio. Perché esatto, in tutto ciò incombe nelle potenti mezzi di Domenica Hip, che praticamente si fa col mio telefono, quindi a un certo punto si scarica, potrebbe finire. Allora io devo mantenere la scaletta il più possibile in linea, anche se volendo ci piacerebbe tenere Domenica Hip fino alle 21 dall'impronta birraia, ma non sempre è possibile, anche perché qua arriva a una certa ora gente che vuole cenare, qua si mangia anche bene, quindi ci manda via, dice andate, non abbiamo fame, e noi o facciamo l'aperitivo o ceniamo pure noi. Va bene. Domenica Hip, regà, abbiamo detto prima Indelebile, scusami, alla fine, Indelebile era una gem del 94, molto bella, che ricordiamo in un po', Invisibile, ma brother da poco a Milano è già sui palchi di Domenica Hip, ovviamente, amico ufficiale del Guru, amico ufficiale, sì, salutiamo il Guru, ciao raga, salutiamo tutti quanti. Allora, da dove arrivi tu di bello? Da Pordenone. Sono scappato da Pordenone un mese fa, mi sono licenziato a fine 2017 perché il rap mi piglia bene, non ci avevo voglia. Vuoi fare la carriera musicale a Milano? No, voglio fare quello che mi piace, indipendentemente dal fatto che possa diventare carriera o meno, comunque portarla, metterci più tempo possibile appresso, senza dover partire sempre da casa. Vuoi andare avanti nel tuo discorso, mi diciamo. Piace, è una cosa che mi piace, trovo un sacco di gente brava, okay, molto disponibile, quindi no, Milano è una delle città più importanti per la musica in Italia, principalmente per il mercato istituzionale, ma alla fine anche ha un bel sottobosco di sottogeneri molto belli, molto ricchi, molto nutrienti, chilometro zero. Altro che, guarda qua dove siamo oggi, no? Guarda dove siamo, quindi guarda, come si chiama il brano che ci presenti oggi a Domenica? Ma il brano che oggi ti presento è una roba nuova che deve uscire, mi hanno mandato il master giusto ieri, si chiama Per Vivere Fuori, ed è una roba dedicata a quelle persone che si stanno ammazzando di lavoro e che non riescono a trovare il tempo di concentrarsi su quello che vorrebbero fare. È un dramma che è comunque condiviso in questi in quest'epoca, è diciamo. Un dramma, okay, bello condiviso, è un dramma infatti condiviso, che è bello oggi complicato. L'amico invisibile ci porta dal vivo Domenica Hip, DJ 13 quando c'è il beat, quando ce l'hai capo ci sono curioso. Un saluto a casa, un saluto a Mattia del Sound Film Studio giù con noi, bella Domenica Hip, my brother in pronta birraia, ci sei? No. Ok. Yeah, 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 yeah. Per vivere fuori. Tommaso in Thailandia per lavoro. Corre da solo, tra popoli nuovi di nuovo.
Fossimo farfalle senza tutta questa vita prevista, vedremo l'esordir di sogni toccando con vista. Non voglio più nessun ruolo, un'altra domenica chiuso in studio da solo. Domani è lunedì di nuovo, se fossi più uomo direi che dallo studio. E anche domani mi muovo, eserciti contro la pace. Combattono noi che con i fiori in mano urliamo, ad uccidere non sono capace. Che poi tra 100 anni è sicuro saremo uniti, almeno noi che saremmo già esistiti. Su questo ci ho già scritto un pezzo, ma ora è diverso, parlo di come ci rubano il tempo. Lavoro, 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 e Dio, lavoro, 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 oddio. Non parlo nei testi di quello che faccio per soldi, ogni giorno di nuovo dovrei tentare la difesa. Attendiamo qualcuno capace di togliere il petrolio dal pianeta. E a piccoli passi, anche senza fortuna, puoi avvistare nuovi modi per vivere fuori, per vivere fuori, per vivere fuori, per vivere fuori. Lo sai, la spiritualità è un'altra cosa, esigo coscienze giganti alla guida. Ecco fatto, sarà questo un verso per accompagnare fuori dal deserto un uomo che comprende mai certo. Scrivo tra campi costruati, tra Friuli e Veneto, lo spargo del Mentabacchi, prendo il palpito, accelero tutto questo per cantarmi fuori da questa corsa frenetica di cercatori di tesori. Esterefatto resta chi si accorge quanto è folle un'esistenza di plastica costruita in bolle. Belle forme, senza bei pensieri, sono stelle cadenti inadatte a realizzare desideri. Guardandoti da fuori puoi capirti il meglio, libera il genio, protesta dipinto restando sveglio. Suono a raduni di giovani senza vincoli, in centri sociali dove incontro spiriti liberi. A piccoli passi, anche senza fortuna, puoi avvistare nuovi modi per vivere fuori, per vivere fuori, per vivere fuori, per vivere fuori, per vivere. Di pronto virai a Cistei. Grazie mille, la chiudiamo qui, bella capo, ti ringrazio molto. Ma a me bella invisibile, Esa. Allora sei visibile, anche udibile, molto bene, mi è piaciuto. Di farmi sentire. Mi è piaciuto il tuo stile jazz, complimenti. Grande, grazie. Continua così, jazz alla dopa. Bella Alessandro Polio, grazie per la produzione, spaccato. Grazie ragazzi, grazie Esa per l'accoglienza. Come si chiama il producer? Alessandro Polio è un bravissimo pianista di Roma che adesso sta pure un po' a Milano e che fantasia. Suona e pompa i beats. Suona e pompa i beats. Quindi salutiamo Ale, vienici a trovare anche qua, vieni a suonare un po' il tuo piano. Ragazzi, la faccenda da internet è pigliata bene, collegatevi alle pagine, cercate Invisibile su Spotify, in De Cantine su Spotify, e supporto anche a mio fratello Ian El Guru che è stato qua la scorsa settimana e che spacca tutto, cercatelo in internet, siamo ovunque. Bella raga, buona domenica, spaccate con sto hip hop. Wow, Invisibile in the house, grande, grazie a te. E niente, avevo detto giustamente a Malva di prepararsi, per cui dopo becchiamo Malva e poi c'è Obi anche che beccheremo dopo Malva. Malva, vuoi venire sul palco a raccontarci che succede in quel di Torino? Malva è un ragazzo che io ormai sono quasi 15 anni che vedo e sento, no, 10 anni tutti. Quanti anni rappa Malva? Grande. Yeah, yeah. Ci siamo conosciuti a Genova allo Zulu Party. Allo Zulu Party, quindi stiamo parlando primi del 2000. 2000, primi del 2000, ragazzi, 2018. Cioè ciao a tutti. Oltre 15 anni, esatto, che ci si conosce con la gente. Io poi magari non ci si può beccare sempre, però vedi che esce un disco, procede la storia e quindi è anche un segnale, no, di amicizie lontane, di gente che comunque segue lo stesso interesse e si tiene anche in contatto con questi segnali che mandiamo, che sono le nostre rime, i nostri beats. E oggi Malva cosa ci porta? Un disco nuovo, un disco vecchio? No, un pezzo che è uscito recentemente, un video da un mesetto, esatto, Traitor, è un singolo che quindi è, è il nuovo singolo, c'è anche il video, giusto? Sì, sì. Ok, vabbè, allora ce l'ascoltiamo e poi ci raccontiamo due robe, va bene? Bello. Malva, Torino, domenica, i pollicioni, applausi in sala e... Questa... Bella Milano, yeah yeah, pronta birraia, ci siete o no? Ok? Yeah, yeah, sulle mani se avete testa di alzarle, se no va bene così, una birra, ok?
Yeah, betrayed. Pray that one day you will wake up. Get out of bed for what to wait. Nothing changes in their eyes when crazy for drugs and depression needs an escape. The happiness they thought was postage. The happiness made of cause your pain. You're destined to start with more gray. La paga ritardo, la paga ritarda, ti chiama la pacca, la tele ti inganna, la rete di plasma, vivi con l'ansia, la tua prigione di Arkham, il fumo ha invaso la stanza, nasce una nuova galassia, se le pianeti si muovono in sincro, passi di danza, ma è impazzito, è quello che pensa chi legge i tuoi post, ti hanno tradito, per questa abbracciata d'un credo assassino, i primi la donna e l'amico, la squadra del cuore e il partito, da quando ha firmato non sono più loro, sì quel gruppo rap, il tuo preferito, tutto di vecchio, ti ha fatto male quando te l'han detto, vero? Rap epilettico, vissuto il disagio perfetto, cresciuto tra i neri del ghetto, sofferto mancanza d'affetto e sempre promesso quella tua croce, che poi la stessa che porti sul petto, i testi hanno troppe parole, dovresti sfruttare le pause. Ma è una missione annunciare il giudizio finale, finale, perfetta rivelazione. Un pazzo predicatore che urla per strada, forse viene scambiato per traditore e muore. The traitor, Milano, rapperà nel suo nome. The traitor. Fire! Matalo il traditore. The traitor, yeah. Milano, rapperà nel suo nome. The traitor. I am a fucking traitor. Traitor. I am a fucking traitor. The traitor, rapperà nel suo nome. Creccio che la mente proietta, fin da piccolo fuori di testa, Nikola Tesla. Il palco t'ha reso leggenda, servi uno che faccia d'esempio. Il prescelto, un povero Cristo, il meglio dal peggio. È come Cristo è studiato in un tempio. Abbiamo sbagliato che cosa seguire, perché accecati da falsi leader si rappresti oggi inseguono life. La gente per strada continua a soffrire. Dobbiamo cambiare il modo di agire, mettere fine alle fight infinite, non dare importanza alle visue, unire le periferie, vero schernito. Non ti distoglie dal vero obiettivo, è tutta la vita che vieni deriso per colpa di un tic che è da bambino. Maledetto sin dal principio, ciò ti ha salvato, dato un motivo, il tuo sacrificio. Un popolo unito, terrone arabo, africano, latino, figlio di Dio, figlio dell'uomo. Se è vero che putta ogni uomo, allora ogni uomo può compiere prodigi per causa effetto. Dici ci provo, scendi dal letto, accetti le leggi di questo universo. La verità sta nell'amore, rapperà il mondo di ciò che è scoperto. The traitor, yeah. Milano, rapperà nel suo nome. The traitor. Bella 13, matalo il traditore. The traitor. Torino, rapperà nel suo nome. The traitor. I am a fucking traitor. Rapperà nel suo nome. Yeah, Reggio Spacchio. Yeah. Sprenga. Che performance l'amico Malva. Un scusa, applauso da qua, pollicioni da casa per Malva, ragazzi. Ho fatto un po' The di Traitor è il nuovo singolo, quindi internazionale un po' questo singolo di Malva, in cui lui rappa in italiano. Vieni qua bro, che così ci vedono anche le nostre mamme e papà da casa, i cugini, nipoti. Hai già nipoti, Malva? No, ancora no. Ancora per poco. Esatto. Per poco. Sei tra i giovani della famiglia. Sì, sì. Sono contento che fai musica, un po' sì, un po' no. Ma dipende, volevano che prendessi un'altra strada, ma poi alla fine è successo questo. Però sono contenti che sì, ti vedono sì, bene, sì. Che ti sì, mi vogliono realizzi. Bene, mi vogliono perché bene. È difficile spiegargli ai più grandi cosa facciamo tante volte. Questo è uno scoglio che per esempio io che sono papà
ho superato con i miei figli. I miei figli, se mi dicono voglio fare rap, la break, i graffiti, lo so solo che. Però posso dire una cosa: mio padre ascoltava Bob Marley, Pink Floyd. Che roba figli. Buona, bella musica, bellissima musica. Tutto a seguire. E quindi un po' si sente anche quindi nel sound di Malva, dici, un'influenza anche della musica della del papà e della mamma, un vero? Pochettino sì. Anche nella mia c'è, anche il mio papà si ascoltava tanto jazz, mi ha portato lì, a te sia il rock, esatto, sia il reggae, che sono delle musiche bellissime. Va bene, immaginate. Come va Torino in questo periodo, Malva? Torino ultimamente è cresciuta parecchio. Su Torino fa paura, Torino è una bellissima città, piena di musica di tutte le forme e colori. Manca ancora quel qualcosina a cui arriveremo, Okay, quello è giusto, bisogna sempre essere insoddisfatti per tirare qualcosa di nuovo fuori. Quello che senti anche qua, voglia di fare palle girate, ma anche voglia di cambiare le cose, sì, giusto? Sì, quello sempre. Grande Malva, grazie per essere qui con grazie noi. Grazie di tutto. Domenica, grazie Malva, Traitor, ce lo pompiamo anche col video allora, in settimana, no doubt. Allora, ci ha già raggiunto Obi che intanto risolve qualche spinosa questione tecnica. Posso salutare anch'io la mamma? Cioè, per favore. Che sto sempre dietro le quinte. Mattia De Sound Peace. Ciao mamma. E lui è l'uomo che sentite nominare. Pollicioni da casa per Mattia, pollicioni dal locale. Solo questo, grazie. No, ma ci mancherebbe, anzi... Noi vogliamo dirlo, è lui il producer di Slim che è in sala, salutiamo la nonna nella casa, sempre noi lo sappiamo, ovviamente è quello che avete sentito la volta scorsa, e nonché anche di, insomma, di altri progetti che sentiremo, quindi segnaliamo amici in cerca di studi molto belli per fare rap a Milano, c'è Mattia Sound Pills con tantissimi beat, infatti io vengo a trovarti, già lo sai. Settimana, tu lo sai, sei già d'accordo. Va bene, andiamo avanti di Domenica Hip. Salutiamo anche un po' di amici che sono arrivati. È arrivato Ciro Zì, è arrivato Sergio Cherischio, è arrivata la Silvietta Gringa. Ci sono un po' di amici che abbiamo già visto, altri che vedremo ospiti. C'è da Teo con i 4088 posti che verrà ad aprile. Sempre presenti CDS, Love Milf and... DJ Erma in the house, i Divano Brothers nella sala, Stoma è qua che vedremo anche nella stagione, nella prossima stagione, questa di aprile di Domenica Hip. Anche ho visto passare prima il Corvo. Stiamo pensando con aprile di inaugurare un tavolo degli sketch dove i nostri amici artisti, che sono molto, pure molto bravi, che vengono a vederci rappare tutte le domeniche, e verranno a disegnare qualcosa in buona compagnia della musica e della birra. E poi abbiamo questa settimana parte con Shen Radio il giovedì dalle 8:30 mi sembra in avanti, in diretta radio, aspettando Domenica Hip, dove per esempio noi faremo ascoltare qualche canzone degli ospiti che verranno nelle puntate della diretta, per cui ci seguirete in diretta. Ovviamente su tutti i social, su Facebook ci sarà la diretta radio, Share Radio, grazie Share Radio, e quindi quest'altro appuntamento di Domenica Hip. Vi ricordiamo sempre di venire all'impronta Biraia, vi ricordiamo che tra una decina di giorni sarà disponibile la t-shirt di Domenica Hip, molto sexy, fa vedere le tue curve, e quindi la consiglio per l'estate, e anche che le curve ne ha un po' abbondanti come noi di buon gustare di Domenica Hip. Obi è già qua, però vedo che c'è ancora qualcosa da risolvere. Quindi non abbiamo i beat di Obi che possiamo sentire, già conosciamo in molti. Adesso ci pensiamo noi. Allora, congeliamo Obi, che lo salutiamo perché è già nella sala e spacca. Ma facciamo venire Tusco, che qua che freme sotto il palco. Dice: oh, ma quando è che mi fate rappare? C'è proprio la faccia di quello che vuole rappare, giusto Tusco? Può essere? Sì, è vero. Può essere, abbiamo Tusco, abbiamo ciao forse anche tra un po' i beat di Obi che adesso scopriremo come fare. Tusco è fuori col suo disco con Captain Futuro, un producer molto bravo che a me piace molto. Oggi il disco come si intitola? Allora, il disco si intitola Cirrosi Empatica. Cirrosi Empatica è già fuori su... Un applauso per la Cirrosi Empatica. Grazie amici, grazie. La diagnosi del giovane dottor Tusco è che la società soffre di cirrosi empatica, giusto? C'è un po' questa malattia, diciamo, molto diffusa dappertutto, che è un po' una patina sull'anima, come dice, che oscura l'anima, diciamo.
che invece di farti dire buongiorno come va, ti fa dire ehi che cazzo vuoi, cazzo guardi. Quindi molta negatività. Questa cirrosi empatica si può combattere, per esempio, attraverso l'uso di rime evolute, giusto, dottor sì, Tusco? Sì, sì, si può combattere attraverso l'hip hop, attraverso la musica, ma penso che si possa combattere anche con Domenica Hip, con Domenica stare insieme, Hip, con aiuta. Il prendersi bene insieme. Per chi viene qua a trovarci, per chi ci segue da casa, quindi Domenica Hip è un buon rimedio alla cirrosi empatica. È un ottimo rimedio alla cirrosi empatica, Domenica Hip, infatti vi stavamo dicendo prima con Stoma che lo vorremmo anche su Netflix. Lo vogliamo anche su Netflix, esatto, però manca da YouTube, quindi no, giusto, che questa è un'incombenza che qualcuno dei nostri addetti dovrà sistemare a breve. Va bene, ok, allora ascoltatevi intanto i video di Cirrosi Empatica, che sono 3, 4, sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sì, poi c'è Lizard McGuire, che è un lyric video. Lyric video. Poi c'è Cirrosi Empatica, che è la title track. Title track che è fuori, featuring Esa, un altro rapper bravissimo. Molto bravo, che dovresti conoscere. Mi piace, sì, mi piace. E poi c'è un altro singolo, c'è Mega Vibes. È Mega Vibes, che è molto bella, dove tu hai anche diciamo così, diciamo, confermi la tua abilità di illustratore dell'inillustrabile, giusto? Del bizzarro. Sei narratore e illustratore del bizzarro. Devo ringraziare anche molto il beatmaker Captain Futuro, che Captain mi ha spinto. Captain Futuro ha fatto bene, ha fatto mi bene, ha stimolato. Si è impegnato stavolta. Si è impegnato. Respect. Mauro Rispetto, oh yeah. per e anche Massimo Rispetto. Massimo Rispetto, anche lui. Grande, li salutiamo lo tutti. Lo salutiamo. Va anche bene. Motoretta Dave. Abbiamo la musica di Capitan Futuro, abbiamo il Red di Tusco, Domenica Hip, Pollicioni da casa come se piovessero, amici in sala, non sentite la primavera, urlate come se foste al concerto di Alice Cooper. Grazie, Tusco, yeah. Danielo. Grandi raga, sulle mani, pronta birraia. Per Domenica Hip, un po' di faia. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. C'è chi cerca il fumo da gustare in compagnia, c'è chi fa la spia e non si fuma la Maria. Turisti, studenti con casa in periferia, stacca il tocco con i denti, il naso segue la scia. Vuoi solamente una botta di vita? No, volevi solo un botto di guida? Stop, non darmi questo moffo, mi schifa. Sbocco, temo che un tiro di troppo mi uccida. Lo fumi sopra gli scalini, sei in fin di vita. Lo passi alla tipa, diventi intimidita. Volevi far la giga? È uscita streaming zita. Rimani lì a farti film, streaming vita. C'è chi fuma? Diventiamo limitati, vietato coltivare da noi semi e militari, per togliere agli umani le sostanze naturali, loro farmaci illegali, sono i veri criminali. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Comprare questa merda strana è un'ingiustizia, dietro c'è la mafia che monetizza, ti becca la polizia, poi lo analizza, lo fuma lo spazzino perché immondizia, quello che ci trovi dentro non sai cos'è, copertone oppure ne, economico com'è, chi prova a fumare quel grimo è un fuorico non è, non vai fuori nemmeno se di cannoni ne fai tre. Ne fumo troppo, mi spengo la festa. Mi sento giotto, cerchio la testa. Tiesta schifezza, c'è chi ti adesca. Voglio ganja nuova, verdura fresca, la despa. Hai paracco, molla lo ce le ha rotte. Lo fumano anche bimbi, storia della buonanotte. Lo fumo, non mi rilasso. Piglio un mitra, cambio pusher o mi ammazzo. Passo il miglior guida. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Dado Star, sulle mani pronta birraia. Domenica Hit, Captain Futuro. Domenica che ovulo, lo fumi da ricovero. Quanto qualità, in giro c'è lo sciopero. Se fumo ancora un po' però, mi esploderà il cocomero. Quanto qualità, in giro è un po' povero. Ti dicono che ovulo, lo fumi da ricovero. Quanto qualità, in giro c'è lo sciopero. Se fumo ancora un po' però, mi esploderà il cocomero. Dado Star, il pusher della piazza è una superstar. Qualità, chiediamo legalizzazione more qualità. Grande Tusco. Grandi raga.
Grande Tusco, grande Fra, anticipato un tema spinoso che prima o poi avremo trattato in maniera diciamo molto esauriente. Grazie per essere qui, ci è piaciuto molto. E viva Domenica Hip. E tuoi raps. Dove possiamo trovare presto Tusco dal vivo? C'è qualche evento dove ci sarai? Sì. Allora, quelli che fate con Pavia Male? Sì, ci sarà un evento l'11 aprile a Dottor Frankenstein a Pavia, dove faremo un po' di showcase, contesti freestyle. Poi il 25 a Spazio Musica, sempre a Pavia. Per cui direi, insomma, seguitelo chi è in zona Pavia e chi ancora lo vuole seguire, Tusco, che è già noto in rete per il suo leggendario freestyle Burkina Sfaso, nonché per svariate collaborazioni illustri, tra quali anche una con Fritz the Cat, che salutiamo, bella Fritz. E adesso fuori col disco prodotto da Captain Futuro, quindi ragazzi che salutiamo, esatto, invitiamo Tusco a suonare in giro per l'Italia, che ha tante rive, molto intelligenti, volentieri, amici, e anche sebbene intelligenti anche festaiole, giusto? Esatto, perché è molto importante fare parte. Infatti un grande casino per la Situ e per ognuno di voi e per ogni artista che si esibisce. Grandi raga. Ok, ho fatto anche oggi boom. Grazie Tusco, io volevo invitare MC che è così a casaccio, ma MC vuoi venire già a trovarmi adesso? Intanto Hobby è stato risolto, vero? 13? Non abbiamo i beat di Hobby, facciamo una chiacchierata con Hobby e ve li consigliamo per quei, diciamo, ancora pochi che non sanno chi è Hobby the Philosopher, che è un super producer che ha vinto un sacco di battaglie, anche dei beats, nonché prodotto dei bravi artisti. Allora Prez, tutti i beatmaker che vengono qui oggi, da sia MC che comunque Hobby, si sono fatti valere in più occasioni, soprattutto alle Giova Aquarius, al Beats for Life, che è una gara di beatmaker, e salutiamo Mauri the Next One, che organizza questi bellissimi eventi ogni anno. Non è una gara così a caso, insomma. Abbiamo MC con noi, grande MC! Yeah. Allora, ricordati di salutare amici e parenti da qua. Amici e parenti. Poi, mentre invece gli amici in sala, esatto, li vediamo e li apprezziamo bene. Grande impronta Biraia Crew e tutta la Domenica Hip Massive. Yeah. MC finalmente a Milano, perché non vieni spesso a Milano, vero? Vivevo a Milano, adesso devo tornare in certe... Sei tornato a Torino, dove vuoi continuare la tua missione di chef, giustamente? Chef, sì, dai, poi anche designer grafico. Di designer, dai. Perché è anche un bravissimo designer e è anche un fortissimo beatmaker. Così dicono, dai. Che io ho conosciuto grazie al mio primo rap contest, che è Captain Futuro 2013. Il Captain Futuro Beat Contest del 2013, sono passati ben 5 anni. E oggi con molti dei beatmaker del contest collaboriamo, facciamo anche musica. Per cui qualcuno di tanto in tanto mi chiede: ma quando faremo un altro contest di beat? Probabile che lo faremo, perché è servito a tirar fuori dal guscio i beatmaker, che sono magari gli elementi quelli un pochettino più, diciamo, solitari dell'hip hop. Può essere? Certo, certo. Poi tra di noi comunque un po' ci conosciamo. Anche per me il Captain Futuro mi ha dato modo di conoscere poi di persona anche dei produttori che io magari ascoltavo solo. Io infatti saluterei anche Gisco, che era il vincitore del 2013. Gisco fu il vincitore di quel contest, nonché un bravissimo producer che adesso è impegnato col progetto Flotta Flow. Dove, Salento, esatto, tira fuori, oltre la sua abilità jazz, e anche quella lì, diciamo, un po' più dance, con Flotta Flow, mi sembra, e anche comunque voglia di divertirsi, perché ogni tanto il producer ha la tendenza a essere il bello tenebroso, malinconico, mentre invece poi c'è esigenza anche di far festa con questi beat, magari spesso un po' diciamo tristi, che capita di produrre quando si è da soli, no? Però sono belli, così, certo, certo. Raccontano la tua emozione, non sempre gioia, non sempre voglia di danzare. La musica è veramente un veicolo per cercare di esternare quello che abita, no, nel tuo cuore, no? Quindi in qualche modo quello è il veicolo, no? Cercare poi di trasmetterlo attraverso qualsiasi altra arte, insomma. Un applauso per queste perle di saggezza di Domenica Hip.
Allora MC, abbiamo collegato il tuo campionatore che però non arriva fino al palco, giusto? Quindi tu ti facciamo l'angolo dei beat, ti siedi su un gradino con l'SP e ci fai sentire un po' di beat. Va acceso, mi sembra che è spento, quindi tolgo questo. Tanto ci allessiamo, vi racconto che MC ha fatto un bellissimo singolo di San Valentino, quindi tutti gli romantic hip hoppers possono andare a sentirlo, perché c'è, a sentirlo, a vederlo, c'è anche un bellissimo video, giusto? Tra l'altro, esatto, ti do un microfono perché adesso sei armato di SP404, quindi... Sì, diciamo che Half of a Good Relationship è uscito il 14 di febbraio con un video ufficiale, il mio primo video ufficiale che ho girato insieme alla fotografa Valeria Bonazza, e se posso spoilerare... Spoileriamo, ci sarà della roba nuova che spoileri sì, oggi? Sì, deve uscire poi il mio terzo beat tape ufficiale e... Possiamo spoilerare in diretta nazionale il titolo, che io ancora non l'ho mai spoilerato. E questo serve Domenica Hip per avere un po' di esclusive mondiali, se no cosa lo facciamo fare? Noi un po' di segreti nostri già ce li raccontiamo in settimana tra WhatsApp, tra questo e quell'altro, però diciamo, diciamole anche agli amici lontani e alle amiche lontane. Intanto vabbè, il titolo si intitola appunto Boner in Your Skinny Jeans, non lo traduco perché siamo forse in fascia protetta, non lo so, chiaramente... Il master sarà curato dal mio fedelissimo DJ Taglierino, AKA Lil Cut, baby. Lil Cut, yes. E la data di uscita sarà in questi giorni, quindi insomma non spoilerò altro, ma arriverà. E la grafica a sto giro ho voluto coinvolgere Daulaz, Davide Brusa, che è insomma un super designer di Torino. Sì, molto molto bravo. Salutiamo Davide. Tra l'altro è lì davanti che mi sta facendo forse una foto o un video di nascosto. Grande Davide è qui con noi. E poi diciamo anche che ho suonato io le chitarre delle P con... Sì, volevo tenerlo insomma segreto, però insomma già che ci siamo mi sembra giusto dover dire anche doveroso dire queste. Va bene, allora sei pronto col beat? Sì. Che è il beat di MC? Dammi il microfono, vai, ti darei la chitarra, ma c'è già il campionatore. E dico, poi dopo, facciamo una lingua figo. Dopo facciamo la lingua figo, quindi un po' di beat dal vivo e poi a un certo punto a caso entra King Divano, beh, spacca tutto e se vabbè, ne va. Okay. Si riporta anche a casa il divano dopo che va. Vai, grande MC! Domenica i pollicioni, un applauso! Yeah!
Fare partire un applauso spontaneissimo. Vai. Ci piace anche la ricerca del beat nel campionatore. Vai, un applausone. Sentite come suona sta roba. Yeah. Salutate a casa. Dobbiamo chiudere la tua session con King, chiamo King Divano. King Divano, vieni a fare rap. Arrivo. È arrivato anche King Divano. Intanto che MC si raccapezza, perché vedi, avere l'SX di 404 può essere un problema, perché io ho la versione prima che ci sta dentro molta meno roba. Invece tu sei fottuto, perché ce l'hai tutti, ce l'hai 300 bit lì dentro. Ora che li trovi, una cosa per MC, pollicioni da casa. King Divano, comprate ancora gli ultimi vinili, raga, fatemi star bene. Una per il cuore, due per le belle storie, tre perché giù con me, spingo lingo fico, hanno fatto bingo, fit rap, stritto mistico, wikicistico, nostalgico, dalle Alpi all'Appennino, fino a Cusano Limanino, s'accusano la spinta, non conta la melanina, ma l'adrenalina. È una bella linea, confusi nella scelta dei posti, fatevi avanti, rap sventra papere, flow centravanti, punge il centipede, corre il
centauro mitologico. Un altro rap secchione un po' pacchiano, ma sempre verde come l'anziano che fuma erbe nelle pipette. In certe sere, teste di serie, segna un'altra bomba al capocannoniere. Aprite le frontiere, unite questi fronti opposti per fermare le guerre, per costruire epoche più oneste. Mano nella mano, Charlie Brown e Webster, uomo in culo, dalle teste, che mi dite belli. Che Milano! And MC, live and direct Milano. Grazie MC. Ti do un microfono, puoi salutare al volo e raccontarci cosa sta per salutare al volo. Salutiamo poi, al poi volo tutti gli amici di Milano qua che adesso ho avuto modo di rivedere. Saluto anche gli amici a casa, i Facebook, grazie. Seguite MC Official su tutti i social e grazie MC. È stato fighissimo. Si sta scaricando la batteria del mio telefono, quindi più tra un po' finirà la domenica hip. Ti ringrazio per essere passato e presto verrò a Torino a mangiare le cose che cucini. Ovviamente per me menù vegetariano, però tu puoi mangiare la carne, possiamo mangiare assieme. Non sono assolutamente un nazi vegan, anche se mi piace anche i vegani. Vabbè, niente, allora abbiamo Obi senza beat, però abbiamo Sista e Rai 13 che si devono esibire, quindi io sinceramente farei la vostra esibizione, inviterei intanto Sista Ira che mi racconta un attimo due cosette e poi esatto fare l'esibizione con 13. Sediti yeah. pure a fianco a me. Ciao Prez, abbiamo fatto anche una canzone assieme con 13 Sista Ira che sarà sul prossimo vostro CD che si chiama ancora non lo sappiamo, in realtà lo sappiamo già, Andre. Il pezzo è Arma Culturale, si chiama Arma Culturale e... il pezzo con ESA yeah. il nostro progetto, ancora non abbiamo trovato proprio il titolo, no, però il pezzo assieme va nell'album di 13. Io ho fatto un po' di confusione io, giusto? Ho detto che va con Sista e mentre la Sista parla, guarda, io mentre fai le domande all'assista lei, vorrei far vedere un po' di dischi che hanno influenzato il nostro lavoro e il nostro lavoro che uscirà a breve, perché secondo me è importante comunque studiare questa roba e farsi una cultura generale, al di là poi dell'hip hop, proprio comunque per uno scopo personale, perché è quello che sai che si rispecchia un po' nella tua musica. E yo, ce l'abbiamo fatta. Ok, problemi tecnici. Impronta birraia, ci sei o no? E io, no, l'altro giorno parlavo con Diamantino e dicevamo che salutiamo Diamante anche, che è uno dei nostri brother spesso vicini, ogni tanto non si sa dov'è, ma lui è in missione per conto di zio, quindi ovviamente procede nella sua storia. Sì, dicevamo che il prezzo ha dato un po' il senso alla domenica, no? Perché uno di solito la domenica se ne sta polleggiato a casa a non fare un cazzo. Invece veniamo qua all'impronta birraia e c'è sempre una bella situa da... Intanto mando in sovraimpressione che l'assista, giustamente da bravissima MC, cerca di tappare questi buchi che creiamo con 13, che mostra un po' della sua collecta di vinili, che secondo io non mostrerei molto, perché secondo me qua ci sono altri diciamo feticisti del vinile, me compreso, che potrebbero rubartela quando bevi la birra, mentre bevi la birra, no scherzo, molto belli. Quindi tu, un bel album di Tupac, un disco di Lauryn Hill. Aspetta, fai vedere qua in camera. Diciamo un buon gustaio, ragazzi, se diciamo a quanto fattore DJ 13 non gli mancano i classici, quindi non vediamo l'ora di sentirti presto anche far girare le ruote d'acciaio, come hai fatto ieri alla... festa del breaking. No, a proposito, infatti ieri abbiamo avuto l'onore comunque di andare ad Aosta alla sagra del B-boy. Yo, a questa festa, questa battle di breaking e di B-boying, ed è veramente un bello spettacolo, perché abbiamo notato come spesso i quattro elementi sono un po' divisi, cioè gli MC vanno tutte le serate dei rapper e si sono specializzati, dai, è normale, si sono specializzati. Invece secondo me farebbe un sacco bene anche tanti rapper andare in quelle feste lì. Ci vuole ogni tanto la vecchia cara jam che non si organizza più, dove la competizione mi sembra un po' più sana. Si sono sfidati come i matti, però sempre rispetto per l'hip hop. Ci sono andate un sacco di mazzate, finita schifio, però ci piace così. La cosa bella comunque che voglio dire 13 è che è anche un bene che non si organizzino troppe jam, perché un periodo erano troppe e non erano neanche troppo organizzate, è per quello che si sono estinte. Ma se oggi della gente brava, alla fine Domenica Hip è una formula moderna di jam, adesso cercheremo di integrare di più
e gli altri elementi, ma qua di elementi non mancano, quindi direi che siamo messi bene. Papà comunque. Esa che è sempre per primo. È sempre più avanti degli altri, no? È un futurista, insomma. Grazie amici, allora cantiamo prima che il mio telefono si scarichi. Va bene. DJ 13 diventerà rapper 13. Sì, Saira, poi Obi che sta patendo le pene dell'inferno. Ma Obi, te lo dico, se oggi non riusciamo, tra un paio di settimane rifacciamo. Vieni col boombox, attacchiamo un boombox e le suoniamo dal tuo stereo. Perché oggi purtroppo i potenti mezzi di Domenica Hip hanno ciccato miserabilmente sul fattore CD player. Il CD sta per essere dimenticato. Lo salviamo o lo uccidiamo il CD? Sistera, cosa facciamo? Ma salviamolo, se salviamo si tratta di musica salviamo. Abbiamo salvato il vinile, tutto. Salviamo anche il CD, perché ma no? Certo. Grazie Sistera, grazie 13. Io ho beat di Capitan Futuro sul yeah. 13 Sistera, l'impronta birraia Domenica. Really pop, yo. Metto un altro colpo sulla nota musicale, poi sparo sulla folla e non può fare male. La giustizia di un'arma culturale arriva dove non arriva un'arma militare. Metto un altro colpo sulla nota musicale, poi sparo sulla folla e non può fare male. La giustizia di un'arma culturale arriva dove non arriva un'arma militare. Pusher senza senso, vogliono fottere il sistema, ma ogni dose è data a un fra, è un accenno di consenso. Mi guardo intorno e penso, meglio essere diverso che essere lì perso. Il tuo ferro punta al capo quando spara sei spacciato. Il mio rap ti rende un capo quando spara sei rinato. Arti sono il contrario delle armi, colpiscono per potenziarti, mica per ammazzarti. Non c'è bisogno di un coltello per difendersi, il rispetto è sempre il miglior modo di proteggersi. E lascia a casa l'odio che fa schifo, come il razzismo nella curva della squadra per cui tifo. Non giro con la cruma, con la crie fino a qui tutto bene come Chicken D quando uscita il film. Porta quei ragazzi al CAG, fagli sapere che oltre ai palazzi del quartiere c'è altro da vedere. Yeah, c'è altro da vedere. Metto una bap, educational rap. Si sta in the place, yo. Metto un altro colpo sulla nota musicale, poi sparo sulla folla, non può fare male. La giustizia di un'arma culturale arriva dove non arriva un'arma militare. Metto un altro colpo sulla nota musicale, sparo sulla folla, non può fare male. La giustizia di un'arma culturale arriva dove non arriva un'arma militare. Musica e resistenza rappresenta i margini dei solitari, si leva dalle viscere dei sotterranei. Oh baby, capta il senso nel mio lessico, aspiro a trasformare il male come Frida in Messico. Dei crimini in sogno, terre libere senza confini, spazi verdi, biblioteche nei quartieri, fuori dei monitor pionieri con Giovanni e Redi. L'essenziale non lo vedi, il valore umano immenso. Il sample scrive verità in ogni mio verso. Non ho paura del diverso, un corteo studentesco che valorizza il suo pensiero e grida non, non è vero, qui nessuno è straniero. Che il mio messaggio porti pace tra le onde, tra le ombre, l'amore porta luce ombre. Metto un altro colpo sulla strumentale, si sta ira 13 col presidente, non può fare male. Metto un altro colpo sulla nota musicale, poi sparo sulla folla e non può fare male. La giustizia di un'arma musicale arriva dove non arriva un'arma militare. Metto un altro colpo sulla nota musicale, poi sparo sulla folla, non può fare male. La giustizia di un'arma culturale arriva dove non arriva un'arma militare. Io Captain Futuro. Giusto no? Pronta birraia, giusto no? Respect. Supportate le arti che salveranno il mondo. Oh ragazzi, ci avete fatto sognare, un applauso per Sista Ira e 13. Grande Prez. Numeri uno, regà. Al terzo beat che ci ha fatto sentire abbiamo detto, boh, questo Prez l'abbiamo trovato, basta. Grandi, chiamo Obi un secondo sul palco, io penso che il mio telefono sarà per scaricarsi. Dov'è tutte Obi? Le volte. Sista Ira e 13, quindi il CD di 13 è fuori tra poco e poi ci sarà un CD tutti assieme, giusto? Sista 13, poi ce ne sarà un singolo della Sista solista. E quindi insomma continuerà sempre così il gioco delle rime, è questo che ci piace. E grande Obi, grazie di essere venuto oggi qua. Ma piacere. Vercelli nella casa. Quindi più spesso vai a Torino che a Milano da Vercelli, di la verità. Sì, Torino. Torino spacca, a me piace tantissimo. Tanti amici che saluto, ciao Torino, friends.
and amiche. Un saluto and amici. Mega a tutti i pionieri, a partire da Mauri, the next one, il maestro. Per forza the Mauri, the next one, sì, che sì. E oltretutto è sempre in tour mondiale, lo salutiamo, magari adesso sarà in Corea a mixare o a fare la giuria. Torino. Era da Aosta. Allora, notizie di corridoio ci dicono che era in zona, quindi ragazzi, se dovete comprare dei beat, avete dei grossi budget, adesso Maurizio è in zona, chiamatelo subito. Se no preparate i rap potenti, se no niente. Anche se invece non trovate the next one, perché in giro mondiale c'è Obi the Philosopher con il boom bap di qualità. Quanti anni che produci, Obi? Forse il primo beat l'ho fatto nel 97. Quindi ormai sono quasi 20 anni di produzione. Con cosa hai iniziato, con cosa continui? Allora, ho iniziato portandomelo sempre con me, il Roland Controller, la 30, che ce l'ho ancora tuttora e continuo ad usare quello. E quello è il tuo sequencer? Sono passato poi al 950 e adesso sto cercando di ritornare al 950. E il 950 non tramonta come per Shock, anche per Obi resta l'arma per l'hip hop Golden Age. Quindi le frequenze del 950 sono calde, quindi un campionatore che è uscito fine 80, primi 90, sì, rivoluzionando, sì, sì, perché aveva un prezzo un po' alla portata e aveva comunque un suono bello crudo, diciamo, la sua sporcizia è diventata una qualità invece che demerito. Esatto. E ancora oggi viene usato dai producer, quelli più ortodossi. Esatto. Il 950 dicono ancora poi, 950 rigorosamente da vinile, perché il producing ovviamente arriva da quello, nasce, che è il mondo del vinile. DJing, quindi il vinile. Il vinile, diciamo, è ovviamente l'elemento più pregiato da quel campionare. Sì. Però ti devo dire una cosa, che ho scoperto che per esempio tante robe dei beat miners, quando facevano per esempio Black Moon, uno dei classici del hip hop. Enter the Stage, e in realtà erano molto giovani, anche loro non avevano a disposizione dei vinili molto pregiati, e quindi andavano da amici e parenti collezionisti con le cassette. Quindi in realtà quel disco lì ti dirò di più. Dimmelo, dice, aggiungiamo note di copertina per anche i ragazzi a casa. Direttamente dalle VHS, dai vecchi film di Kung Fu anni 70. Esatto, i Wu-Tang per esempio ha campionato le VHS, quindi diciamo, oltre che avere un senso logico quel campionamento, quindi un'idea di campionare il funk piuttosto che il soul, piuttosto che la musica dei film di arti marziali, esatto, anche il suono, anche da dove è stato reperito, è diventato un elemento di pregio, quindi il fatto che sia stato reperito da lì, piuttosto che in altro modo più moderno, per i producer di un certo tipo, diciamo un po' stilosini, ha un senso più grosso. Assolutamente. E guarda, è stato da poco il Dillamont, sei un bravo producer, sicuramente sei fan di Pete Rock, sicuro di Marley Marl, sicuro di Premier, sei anche fan di Dilla? Assolutamente sì. Che è, diciamo, questo producer leggendario che ha collaborato e lanciato i Tribe Called Quest in qualche modo, e poi ha lavorato con Janet Jackson, Farside, tanti gruppi fortissimi, che è scomparso ormai da oltre 10 anni, e abbiamo uno dei suoi album leggendari, che è questo che è uscito per BBE, che è Welcome to Detroit, che è penso quello che ti dà la chiave per comprendere la cultura di Dilla. È uno dei suoi primi sforzi solisti, dopo aver lavorato e lanciato gli Slam Village, che sono un altro gruppo fantastico, dei quali segnaliamo, bisogna avere almeno Fantastic Voyage, che è stato anche da poco ristampato su vinile. Quindi una sfilza di coordinate ve le stiamo dando con Obi è qua per dare le coordinate, giusto? Sì, assolutamente sì. Queste sono tutte pietre miliari, cioè assolutamente, per apprezzare fino in fondo quella che è la produzione, quella che è la ricerca del suono, delle origini, di tutta questa roba qui. Passare da Dilla a fare un viaggio da Pete Rock, passare da Premier, cioè esatto, che sono, esatto, che anche questi producer poi alla fine sono stati riconosciuti da Roy Ayers all'epoca, da Miles Davis, da tutti gli artisti che erano già culto negli anni 80 per quanto riguarda la scena jazz, R&B, blues, eccetera eccetera, hanno un po' passato il testimone quasi volentieri, hanno collaborato Herbie Hancock, no, con l'hip hop in un sacco di occasioni, quando è arrivato dalla metà 80 degli anni 80 al grosso pubblico, a differenza di quello che avveniva magari all'inizio. Questo è stato un valore aggiunto per far sì che gli artisti pop, i producer
attraverso questo modo di esprimersi hanno dato una seconda vita a quelli che sono poi gli artisti dalla quale hanno attinto le loro fonti. Giusto, sì, assolutamente. Miles Davis, nel momento in cui ha fatto il disco hip hop, si è anche in qualche modo rinnovato, non che ne avesse bisogno perché ormai era già culto, però allo stesso tempo non è un artista che ha lasciato la scena con diciamo uno stesso copione, ha cambiato fino all'ultimo, ha evoluto fino all'ultimo il jazz con il suo contributo personale molto importante. Brez, volevo dire una roba, che Obi oltre a produrre è anche un bravissimo MC, e visto che il beat non funziona, lui chiedeva se può fare una strofetta su Chief del Papi. Se si rompono i microfoni sicuro farà due passi di breakdance come il Chiari sa fare, e siamo pronti un po' su tutte le materie. Se invece praticamente succede un disastro, facciamo un super graffiti qui dietro. Ok. Allora chiudiamo con le rime di Obi, vi segnaliamo settimana prossima, saremo ancora qui la prossima domenica, che è quella di Pasqua, con le uova di Pasqua, con un sacco di ospiti tra i quali mi ricordo solo Extra, e gli altri invece ve li segnalo in settimana sulla mia pagina con gli eventi nuovi di aprile, e che noi sappiamo in anteprima mondiale, forse Motoretta ce li ha, però adesso in questo momento Mary Martins 4888 Posse, Ape, Mastino, c'è Ape? Nel mese di aprile, nel mese di aprile dico, ospiti di aprile, Stoma MC che è qui, che è grande. Stoma, boom. Il Corvo, MC Ozzy, che anche loro sono qui e li salutiamo. Blob, Nash, appunto, da Bergamo. Ringraziamo gli ospiti di oggi che sono stati Bloody B, il Sistema 13, poi c'è stato Tusco, poi c'è stato Joffal, c'è stato Wego. Ricordiamo che tra una settimana sarà fuori la maglietta di Domenica Hip in collaborazione con Solo Stile. Salutiamo Invisibile, Erma, Antonovi, What's Up, mi raccomando salutateci il nostro caro amico Roggi e Genosa in quel di Torino a mangiare dei gianduiotti. E vabbè, questo era quanto dall'impresa Viraia, ultimo rap di Mamme Obi, che tornerà anche lui mi sa allora a fine aprile, ti riaspettiamo per sentire finalmente. Volentieri, ci sarò, e chi lo vuole sicuro sentire comunque ci sono su SoundCloud, a voglia, giusto? Voglia, hai anche un canale YouTube? Sì. Il canale YouTube no, su SoundCloud però sì, su SoundCloud c'è. Belli guaglioni, Obi Rap, questo era quanto Domenica Y, l'amore Policioni. Allora abbiamo bisogno di sentire un po' di calore, quindi al tre voglio sentirvi urlare tutti quanti. 1, 2, 3. Non è sufficiente perché l'onda sonora scende giù. 1, 2, 3. Ok, Obi filosofo nel posto, Real Boom Bap, Torino nel posto. Limpido e tagliente come il vetro, gelido a fondo nella carne come il ferro. Ancestrale nel domare questo lessico, riesumare i timori annessi al vostro credo, che sta finendo adesso sto processo legato al tempo, e il tempo è un countdown che non torna indietro. Tutto quello che siete, tutto questo cambiata moda sarà pari allo zero. L'evoluzione è una scusa che stai in piedi solo dove il talento non c'è, è un alibi sporco perché giustifica la merda che sta gente commette. Sistificati da se hit qui, calci in faccia da chi come MC vi rispedisce a casa pacchi. Ubi sul beat come armi nucleari, flow come dirsi, flow Anunnaki. Non abbiamo pari, scompari, parli troppo perché se parli non vali, non abbiamo uguali. L'hip hop vive puoi contarci, inventate generi perché con noi non potrete mai confrontarvi. Ubi sul beat è così, le mani vanno su. Ubi sul beat ed è così, le mani vanno su. Ed è così, Obi sul beat, le mani vanno su. Le mani vanno su, le mani vanno su. Velenoso come l'aria che do, tiro giù dal trono queste merde perché mo, ancestrale in quello che poi ti do, vado avanti sai perché io ce n'ho. Primo faccio poco perché sempre carico, quando qui parto disasso, disarmo, soldati pacco. Obi 44 come il calibro, beat come bomba al plastico, ogni rullante manda a fuoco i vostri dischi di platino, templare fuoco sacro come tsunami sto arrivando. Dammi spazio, ti tiro giù tutto quanto, sono la strada che non sei mai stato. Obi nel posto, Torino rappresenta. Un saluto applauso a Milano, un saluto ai pionieri. Un saluto a DJ Kulak, Chief Rock, BZB, Grand Wizard Theodore,
no, Grand Mix DST, Ben Batta di fisso, raga, questo è come il rosario va fatta. Mi raccomando, a casa studiate queste robe qua, se no vi boccio. Guarderemo poi l'esame di domenica Hip, se siete pronti. Grazie Obi di essere qua. Grazie. Invito a voi per chiudere la puntata Sista Ira, che è l'unica protagonista femminile della puntata di domenica Hip, sul palco per ricevere questo premio, che è una delle la seconda maglietta in anteprima di domenica Hip, viene regalata alla Sista, così come testimonial ufficiale del Hip Hop al femminile quest'oggi. E mi raccomando, avevo giusto l'acquolina che già ero pronta ad averla, ma non sapevo che me la regalassi. Grazie! A sorpresa, a sorpresa. Fate un applauso al Prez. Poppala sui social, hashtag domenica Hip, hashtag Sista Ira, hashtag 13, hashtag Mattia il Papi, hashtag Ezekiel Presidente, hashtag Dream Privacy EP.